A Ostia continua a far discutere lo spostamento della farmacia territoriale all'interno del centro paraplegici di Viale Vega. La nuova collocazione sta creando notevoli disagi agli utenti della struttura che chiedono di trovare una soluzione a tutela di tutti. Qui viene un'utenza territoriale a ritirare dei medicinali che distribuisce la farmacia e quindi che cosa accade? Che tutta l'utenza, tutte le persone che vengono da fuori, da strada, vanno ad impegnare gli spazi di passaggio dei pazienti con la sedia a rotelle, con i letti, con le barelle e tra l'altro vanno ad impegnare anche lo spazio in totale del salone sociale destinato ai pazienti che vengono a ricevere le visite durante la loro degenza. Questi pazienti sono delle persone cagionevoli, non mi sembra idoneo, adeguato che vengano contagiati dalle influenze che ci sono anche in questo periodo, batteri portati dalle persone che vivono normalmente all'esterno della struttura. Non solo chi scende, perché sono pazienti che scendono magari con delle sacche esterne, scendono in pigiama, scendono in pantaloncini corti, c'è poco rispetto della privacy del paziente che magari sta ricoverato e magari sta cercando di superare il trauma che magari è dall'inizio, visto che vengono a fare riabilitazione. Questa è una problematica molto importante che abbiamo riscontrato con tutti i pazienti ricoverati. Noi cerchiamo e chiediamo se c'è la possibilità di chi è che se ne deve occupare di trovare un posto che sia più idoneo e non togliere il servizio ai pazienti che devono veramente poi passare la loro giornata anche andando qui giù in sala per poter trascorrere del tempo con i propri familiari. Perciò chiediamo questo, uno spostamento del servizio. In merito la ASL Roma 3 fa sapere che la decisione di spostare il servizio dall'ospedale Grassi è stata resa necessaria per effettuare alcuni lavori all'interno del nosocomio e anche per maggiore tutela degli utenti non più costretti a entrare in un ospedale per ritirare farmaci. Per quanto riguarda le criticità riscontrate, l'azienda ne è a conoscenza ed è già al lavoro per cercare di trovare soluzioni a tutela dei pazienti.